Nuovo appuntamento con il reportage Coltivare la memoria, tutto dedicato alla vita e alla storia di Don Lorenzo Milani. Nel 2023 si è celebrato il centenario dalla nascita, un anno intenso che ha visto molti luoghi e personaggi di Firenze e del territorio metropolitano in prima linea per ripercorrerne la vicenda e che adesso proviamo a raccontarvi nella sua indubbia complessità nell'ambito del reportage dedicato ai temi della memoria e della storia locale, Coltivare la memoria in collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Chi è stato, chi è oggi Don Lorenzo? Un maestro, un educatore lungimirante, un coltissimo provocatore, ma soprattutto un prete fedele al Vangelo. È questo, in estrema sintesi, Don Lorenzo Milani, sacerdote fiorentino, il cui messaggio di vita al servizio degli ultimi resta forte a 100 anni dalla nascita e nonostante il suo apostolato si sia svolto in luoghi di confine. Da Firenze a San Donato di Calenzano fino alla comunità montanara di Barbiana nel Mugello. Lorenzo nasce dunque nel 1923 a Firenze in una famiglia benestante, ricca anche di interessi culturali, dove di religione non si parlava quasi mai. Proprio nell'anno del centenario il comune di Firenze ha deciso di apporre una targa sulla facciata del villino di Viale Gramsci, che allora si chiamava Viale Principe Eugenio, dove Lorenzo ha mosso i primi passi. La famiglia aveva diversi poderi e una residenza, tra l'altro, anche nel comune di Montespertoli, alla Gigliola, dove Don Lorenzo fece anche primissime esperienze di vita parrocchiale. Quando ancora seminarista, durante il passaggio del fronte nell'estate del 44, si mise al servizio dell'anziano parroco della Pieve di San Piero in Mercato e dei tanti sfollati che avevano trovato rifugio proprio nella Pieve. Un legame d'affetto con Don Lorenzo perché proprio vive la sua infanzia a Montespertoli e quindi è nel ricordo di tanti montespertolesi questa villa di Gigliola, lui la apriva a tutti per fare le proprie esperienze, era una cosa molto bella e da lì poi è iniziato anche il primo incarico pastorale, quindi siamo molto legati a Barbiana e a Don Lorenzo. Convertitosi da adulto, a 20 anni entra nel seminario fiorentino del Cestello. Erano gli anni di Dalla Costa, La Pira, Balducci e non solo. Una Firenze decisamente effervescente dal punto di vista della riflessione politica, sociale, ecclesiale, in anni segnati anche da forti contrasti tra chiesa e politica. Ordinato prete nel 47, a 24 anni, viene nominato cappellano nella parrocchia di San Donato a Calenzano, nella cintura industriale fiorentina. È qui che Don Lorenzo inizia a dare forma all'idea di base della sua pastorale, fondando una scuola popolare, avviata con un gruppo di contadini e operai che frequentavano la parrocchia, e subito aperta a chiunque volesse. Si imparava a leggere, scrivere, esprimersi. Uniche strade per diventare cittadini sovrani e liberi. Unica via per l'uguaglianza sociale, secondo Don Lorenzo, che faceva scuola a tutti, insegnando il valore del parlare al pari di quello della parola a tutti. Senza distinzione di credo, ceto o partito. Da quegli anni nacque anche Esperienze pastorali, il testo che sollevò parecchie polemiche al momento dell'uscita sul mercato, in seguito ritirato dalle librerie perché inopportuno. Il libro è stato poi riabilitato definitivamente da Papa Francesco. I primi 7 anni da priore li ha fatti a San Donato, a Calenzano, dove ha fondato anche la scuola popolare e da lì è uscito anche Esperienze pastorali. Quindi una figura sempre attualissima perché i temi affrontati e anche il suo rigore morale con cui li ha affrontati costituiscono un punto di riferimento anche per i giovani di oggi e per tutto il paese. Tornando a San Donato di Calenzano, perché all'epoca dette così fastidio quella scuola? Perché sicuramente proprio per il suo modo di approcciare la sua esperienza pastorale appunto e soprattutto perché
appunto lui si occupava della parte più diseredata, più debole della popolazione. Questo sicuramente faceva storgere il naso non solo alla Chiesa, ma anche ai ben pensanti, alle classi più agiate, che ovviamente da una condizione di sottomissione potevano trarre vantaggio appunto da questa condizione, che non era più di cittadini aperti e attivi, ma di sudditi in sostanza. Quindi questo ruolo lui sicuramente l'ha esercitato e ha aiutato tanta gente a prendere coscienza di sé, dei propri diritti, e questo ovviamente l'ha collocato, diciamo, dalla parte dei più deboli, anche se Don Milanio non è un personaggio da attribuire a una parte rispetto all'altra, perché ovviamente lui, e questo l'ha specificato tante volte sostanzialmente, lui era per la parte, per quelli che erano più umili. Ce ne parla anche Don Andrea Bigalli, che abbiamo intervistato a margine del convegno pastorale di due giorni in occasione del centenario di Don Milani. Abbiamo cercato anche di focalizzare su luoghi precisi, perché da un lato il seminario è la prima dimensione che lo ha accolto quando ha deciso poi di diventare prete, successivamente la facoltà teologica, perché un presbitero come lui merita di essere riflettuto anche in chiave scientifica, in chiave teologica, e poi Calenzano come luogo che gli ha dato motivo di scrivere esperienze pastorali, quindi questa grande dinamica del Milani pastore d'anime, profondamente inserito nel contesto e nel tempo ecclesiale vissuto nella dimensione parrocchiale, che poi è stata in fondo anche la sua grande dimensione espressiva. Il suo metodo aperto e la sua disponibilità al dialogo verso i non credenti veniva purtroppo letta in chiave politica, al punto che nel 54 la curia fiorentina, morto l'anziano parroco di cui Don Milani era cappellano, decise di relegarlo nella minuscola parrocchia di Barbiana, nella montagna del Mugello, nel comune di Vicchio, che contava poche decine di parrocchiani. Un concentrato, secondo Don Lorenzo, di tutte le differenze sociali che per secoli hanno generato povertà, ignoranza, oppressori e oppressi. Luogo dove la sua visione della scolarizzazione come strumento per diventare cittadini sovrani si fece ancora più concreta. Ambiente dove nacque una scuola totale, aperta 365 giorni l'anno, dove si studiava soprattutto l'italiano, perché Don Lorenzo diceva solo la parola rende uguali e fa superare le differenze. E poi storia, scienze sociali, lettura dei giornali e lingue straniere, in modo che i poveri possano capirsi e finiscano le guerre. Ascoltiamo qui le voci di alcuni suoi allievi dell'epoca. Questa è l'aula della scuola, quella che quando lui arrivò, questa era il salotto della canonica, nel quale era difficile entrare. Io pure ero chierichetto del parroco precedente, non ero mai entrato. Lui arriva e propone ai nostri genitori immediatamente di fare il doposcuola. E così fu. Dal giorno dopo della sua venuta, noi la mattina andavamo a Padulivo, dove c'era una pluriclasse. Io frequentavo allora la terza elementare, avevo 8 anni, e cominciammo a venire da lui il pomeriggio a fare doposcuola. Finito l'elementare, ha proposto una scuola superiore, tra virgolette, perché non c'era ancora la scuola media sarà del 62, e quindi propone una scuola di avviamento industriale. E tutti gli anni andavamo poi a dare gli esami come privatisti, perché la scuola era privata, alla Benvenuto Cellini di Firenze. Come si rapportava con le bambine, diversamente dai bambini, se c'era una differenza? Assolutamente nessuna differenza. È un caso che quella foto la vede, come le spiegherò l'altra foto, perché sempre tutti insieme. Io ero una bambina di serie B, non avevo la fortuna come Graziella, che stava tutti i giorni, perché delle problematiche familiari già avevano preso mio fratello, è stata dura, faceva lo sciopero della fame il priore davanti a casa per averla a scuola. E io venivo, per dire, una giornata piove, mamma, ho già dato da mangiare alle mucche, ho già pulito la stalla, ho pulito i maiali, ho dato da mangiare a conigli e posso andare 2 ore a scuola. E il priore entravo, Michele, vai a fare lezione a Fiorella che ieri non c'era, magari era una cosa perché io fossi alla pari degli altri. E pensa, io sono stata l'unica allieva
che io potevo arrivare a tutte le ore che volevo, perché lui era molto, ci ha insegnato il rispetto, molto preciso. Infatti vede, arrivo sempre prima io, perché ora non ho il problema di pulire la stalla prima di venire. Però lui veramente era, per me, io potevo, l'unica che sono arrivo a qualunque ora, 2 ore, 3 ore, oppure mi portava mio fratello dopo cena a scuola, il priore era ancora a tavola a mangiare e si faceva a scuola anche dopo cena. Il priore ce lo rimarcava tanto, ci diceva: io voglio voi diventiate delle ragazze sveglie, intelligenti, capaci di guadagnarvi da vivere, di tirare avanti una famiglia. E se deciderete di sposarvi, lo dovete fare per vostra scelta, non perché vi dovete mantenere da un uomo, cercare un marito che vi mantenga. Ecco, questi valori ce li ha dati il priore. La cosa più importante, la parola, perché noi eravamo non solo poveri in senso economico, eravamo poveri di cultura, non avevamo nessuna cultura. E il priore, scuola, 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 la cosa più importante è la scuola, perché solo la parola vi renderà uguali e cittadini sovrani. Sì, voleva anche un po' di presunzione da parte nostra, cittadini sovrani, come dire, siamo uguali agli altri. Ci ha insegnato in primis la Costituzione, che penso tutti i ragazzi di Barbiana la sanno a memoria. Non è che se uno era bravo gli diceva sei bravo, e questo me lo dicevano nella pluriclasse a Padulivo, mi diceva ah, brava, e chi vinceva, chi faceva più crocette vinceva un apice, parlo della... E allora, ma il priore non ha mai detto brava a nessuno, però ce lo diceva con gli occhi, che gli importava tanto di noi. E l'ultimo per lui era sempre il primo. Io mi consideravo l'ultima per altre problematiche, e lui mi faceva sentire sempre che gli importava di noi. Ecco, questo era il priore. Scuola a Barbiana 365 giorni l'anno, ma anche qualche gita scolastica. Fiorella ci racconta una gita a Roma dove il gruppo ha anche incontrato, tra l'altro in visita privata, Giovanni XXIII. Pensate, ho 75 anni, ma è la settimana più bella della mia vita. Lo ricordo come, anche forse perché era una cosa nuova, ci aveva preparato, istruito, era solo lui, non c'erano altri che ci facevano da guida. Pertanto aveva paura che ci si perdesse. Allora una cartolina di questa grandezza, raffigurante la scuola di Barbiana, con la macchina da scrivere, dopo può andare di là, e per dire mi dovevo scrivere: io mi chiamo Fiorella Tagliaferri, sono a Roma in gita scolastica, mio parroco Don Lorenzo Milani a Roma, i seguenti amici: Indro Montanelli, piazza Navona, il numero me lo ricordo, Flaminia Gentiloni, via 27, 4 numeri con il numero di telefono, il prefisso di Roma, se ci si perdeva si chiedeva aiuto a qualcuno. E ci... I maschi dormivano all'ostello della gioventù e noi 3 bambine si dormiva dalla zia Silvia, sorella della sua mamma. E ci ha portato in visita privata da Giovanni XXIII. È stato bello, emozionante. Pensa, una bambina accanto a me, io sono sempre accanto a questa, a mia amica Graziella Burberi. Dall'emozione, quando papà Giovanni ha fatto una carezza, sentiva svenire e era accanto. E poi ci ha portato alla Camera dei Deputati, che a quei tempi non si poteva nemmeno entrare. Poi ci ha portato alle catacombe di San Callisto, alle fosse ardeatine, a vedere il Colosseo. Un giorno ci ha portato allo zoo e era un maestro bravissimo. Di ogni animale ci spiegava quanto viveva, come si alimentava, dove era. Cioè tutto, sapeva tutto. Ci ha portato al Mare Ostia. È stata una settimana la più bella della mia vita. E ancora attività manuali in officina, la costruzione della piscina per quei ragazzi che il mare non lo avevano visto mai e temevano l'acqua, e anche l'abbellimento della chiesa con la realizzazione del celebre Santo Scolaro, tuttora visibile in chiesetta a Barbiana. A posto di questa figura c'era una figura piuttosto brutta a vedersi, perché c'era un angelo che gli usciva del sangue, e allora tutti noi bambini, tutti i ragazzi ci passavano di qui e erano molto intimoriti, non lo guardavano nemmeno, non piaceva. Ovviamente il priore queste cose le notava, e allora decise lui di
di toglierlo e di mettere un'altra figura che rappresentasse un po' la scuola ibarbiana. Lui aveva degli amici che avevano delle vetrerie e molto bravo a disegnare, il priore era, gli fece il master fatto di carta e i ragazzi cominciarono a costruire, sotto giustamente la regia di priore, questa figura. Però fu una cosa un po' sofferta, no? Perché la figura andò avanti fino a che si arrivò dove è il libro. Quando arrivò alla faccia c'era un problema. Prima di tutto era difficile fare la faccia con il mosaico, ma soprattutto perché non era bello e rispettoso che fosse un ragazzo maschio, poteva essere anche una figliola femmina, perché lui aveva molto rispetto per il sesso femminile. Di conseguenza questa fu la soluzione, con un libro davanti è interpretabile e quindi poteva essere un ragazzo o una ragazza, e fu definito il santo scolaro. Don Lorenzo viene citato a ragione molto spesso per lettera a una professoressa e per il movimento che generò. Ma tra i motivi che portarono Don Lorenzo anche alla ribalta mediatica all'epoca c'è quello dell'obiezione di coscienza al servizio militare. L'argomento non era particolarmente conosciuto negli anni 60, il dibattito era tenuto sotto traccia tra gli oppositori, soprattutto nel mondo cattolico, mentre i sostenitori non riuscivano a farlo uscire dalla nicchia degli esperti. La presa di posizione di Don Lorenzo, sollecitata anche dai suoi alunni, contribuì, insieme alle prese di posizione di Balducci e altri, a portare il tema ad un livello più alto. Il caso scoppiò a seguito della pubblicazione di un testo dei cappellani militari in congedo della Toscana il 12 febbraio del 65 sulla Nazione. L'obiezione di coscienza al servizio militare era lì definita un insulto alla patria e ai suoi caduti, estranea al comandamento cristiano dell'amore, espressione di viltà. Dalla scuola di Barbiana arriva in risposta una lettera ai cappellani militari in cui Don Lorenzo si dichiara favorevole non solo all'obiezione di coscienza al servizio militare, ma anche al diritto di sciopero, oltre a sposare temi legati all'antimilitarismo e alla politica come partecipazione. «Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente, lo sciopero e il voto», scrisse Don Milani insieme ad allievi e allieve. Seguì una vicenda giudiziaria per due processi per apologia di reato, assolto al primo, per il secondo in appello si trattò di reato estinto per la morte del reo. Don Lorenzo infatti morì di leucemia, 44enne, 4 mesi prima del processo. Adesso non avrebbe comunque partecipato e per questo scrisse la lettera ai giudici, parimenti celebre, dove li invitava a considerare la diversità del loro compito. I giudici devono giudicare secondo le leggi emanate dal loro Stato, mentre lui, che era un maestro, doveva mostrare agli alunni se una legge era giusta o meno, e nel caso non lo fosse, prendere i provvedimenti del caso. Ripercorriamo parte di quella vicenda con alcuni contributi. Io ero presente quando arrivò un amico di Don Lorenzo che veniva spesso e portò questo articolo della Nazione. Quest'articolo si lesse, il priore rimase atterrito da quello che c'era scritto su quelle poche righe, insomma. E beh, ora io sintetizzo, il giorno dopo si riparlava sempre di quel discorso lì e poi fu deciso di... Questo non può lasciare in sospeso, bisogna rispondergli in tutti i modi. E allora tutti insieme si preparò la risposta ai cappellani militari, che per me è il più bel capolavoro che c'è su Don Milani, anche perché leggendo la lettera, la risposta ai cappellani militari e la lettera ai giudici successivamente, una persona capisce subito la figura del priore, perché tutte le frasi che cita non ce n'è uno che non sia degno di io mi commuovo quando lo rileggo, quindi, e sono state tutte al di fuori che la risposta ai cappellani, la lettera ai giudici la scrisse molto da solo, ce la lesse sempre, domandava cosa se ne pensava, però quella era una cosa sua come persona, perché doveva difendersi, lui non voleva essere difeso dall'avvocato Gatti a quel tempo e gli chiese di non essere difeso. L'avvocato gli disse: io professionalmente non posso prometterti
che non, io devo difenderti, quindi se c'è bisogno del mio intervento io lo devo fare. Lui disse, vabbè, vedi un po', perché io vorrei che il mio scritto sia sufficiente, non voglio aggiungere e non togliere niente. L'avvocato, come lui rilesse il testo della difesa, lui disse, penso proprio che la risposta tua sia sufficiente per la tua difesa. Bisogna dire che a quell'epoca c'era la battaglia per affermare l'obiezione di coscienza, che non era stata ancora conseguita, e quindi la volontà di Don Milani, in questo come in altri piani, era di sottrarre la sua Chiesa ad una specie di solidarietà nei confronti di ideali che fossero, di valori che fossero legati alla guerra, e di legarla invece a ideali e valori che fossero legati alla pace. Siamo profondamente onorati e riconoscenti al nostro Presidente, che ha voluto con la sua visita onorare il nostro Don Lorenzo Milani. Non possiamo dimenticare che al suo funerale non era presente nessuna autorità né religiosa né civile, ma solo i suoi ragazzi e il suo popolo. Non possiamo dimenticare nemmeno che fu portato in tribunale con l'accusa di vilipendio alla patria, per aver difeso i fondamentali articoli della nostra Costituzione, l'articolo 13 e 28. Il Papa nel 2017, a 50 anni dalla morte, ed oggi il Presidente della nostra Repubblica, a 100 anni dalla nascita, hanno colmato quel vuoto, e di questo siamo immensamente grati. E se i poveri lo hanno capito subito, la Chiesa ha fatto più fatica a leggere i suoi sforzi e il suo modo di interpretare l'apostolato. C'è da dire però che in anni recenti Papa Francesco, con la sua visita barbiana del 2017, e la Curia Fiorentina hanno reso omaggio e giustizia alla sua figura, al pari della dimostrazione di vicinanza e sintonia da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato Barbiana in occasione dell'apertura del centenario del 2023. Giornata che ha visto in Mugello anche il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni impegnate nella diffusione della conoscenza, degli insegnamenti e dell'opera di Don Lorenzo Milani. A conclusione del nostro approfondimento, comunque parziale data la grandezza del personaggio, segnaliamo che i locali della scuola di Barbiana, tuttora visitabili, sono gestiti dalla Fondazione Don Milani, che accoglie quotidianamente gruppi scolastici, parrocchiali, associazioni ed enti interessati ad approfondire la vicenda e la figura di Don Lorenzo. A pochi passi dalla scuola, il piccolo, piccolissimo cimitero dove è sepolto Don Lorenzo e il sentiero della Costituzione, a memoria dell'importanza della nostra Carta Costituzionale, del peso che aveva nelle ore di scuola a Barbiana e per riflettere sull'attualità della difesa dei suoi principi fondamentali. Per approfondire ulteriormente la conoscenza dei luoghi di Don Lorenzo, consigliamo anche il nuovo percorso ideato dal Comune di Calenzano nell'ambito del centenario. L'itinerario dedicatogli dal comune di Montespertoli è quello pubblicato su philflorence.it, il sito ufficiale del turismo del comune di Firenze e della città metropolitana di Firenze. Arrivederci con Coltivare la memoria nel 2024.